Benvenuti a una nuova edizione del TG Web di DireGiovani.it. Minori, arriva un vademecum per le forze dell'ordine. Un vademecum è un mini vademecum per sostenere nel lavoro quotidiano e nelle attività di formazione le forze dell'ordine quando si trovano ad intrecciare sul loro cammino minorenni. Questi i primi strumenti concreti delle iniziative congiunte che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza hanno deciso di attuare, firmando il 28 gennaio scorso un protocollo d'intesa. I lavori sono stati presentati nella sede dell'Authority dal capo della Polizia, prefetto Alessandro Panza, dal vicecapo Francesco Cirillo e da Vincenzo Spadafora, garante per l'infanzia e l'adolescenza. Alla base del vademecum i diritti sanciti 25 anni fa dalla Convenzione ONU e ratificata dall'Italia nel 1991. Ieri in Regione Lazio la presentazione della nuova Carta Giovani. Sport, musica, teatro e cinema a prezzi scontati. Dalla Regione Lazio sono in arrivo agevolazioni per i ragazzi tra i 14 e i 35 anni in possesso della Carta Giovani. A renderlo possibile è un finanziamento di 1,7 milioni di euro per il triennio 2014-2016. Partner dell'operazione è il Centro Turistico Studentesco e Giovanile, il CTS. Diverse sono le offerte per i possessori, ci sono riduzioni dal 50% per abbonamenti teatrali, ingressi ridotti per il cinema e per i grandi eventi sportivi di livello internazionale. Tra le proposte di Carta Giovani, anche sconti per assistere alle partite di campionato di alcune tra le più importanti società sportive del Lazio e convenzioni con alcuni circoli e strutture sportive. Un italiano su due bocciato all'esame di grammatica. Oltre un italiano su due commette regolarmente errori grammaticali quando scrive un testo, un messaggio o una lettera, non rispettando le regole basilari della grammatica. Altro che discendenti di Dante, Petrarca e Boccaccio. Italiani finiscono così dietro la lavagna a causa delle loro sviste in fase di scrittura. Quanto emerge da uno studio promosso da Libreriamo, piazza digitale per chi ama la cultura fondata dal sociologo Saro Trovato. Condotto tramite monitoraggio web con metodologia Web Opinion Analysis su circa 5.000 utenti di blog, forum e community per capire come scrivono gli italiani, il sondaggio è stato realizzato in occasione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo. Londra dichiara guerra ai troll, pene più severe per abusi web. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, il governo britannico sta valutando l'introduzione di misure più severe ai danni dei cosiddetti troll, ossia di coloro che perseguitano via internet le loro vittime con messaggi offensivi e minatori. Secondo il ministro della giustizia Chris Grayling, le attuali pene detentive di 6 mesi potrebbero essere inasprite fino a raggiungere i 2 anni di carcere. Il verbo inglese to troll, infatti, significa muovere un'esca per indurre un pesce ad abboccare all'amo. I troll, secondo il gergo di internet, sono quegli internauti che interagiscono con altri utenti della rete al solo scopo di disturbare determinati dibattiti online o fomentare gli animi. Twitter cambia e si ispira a Facebook. Twitter ha annunciato che riconfigurerà il flusso dei tweet in funzione della loro pertinenza e non più in base alla cronologia. Questo cambiamento lo avvicinerà al rivale Facebook, ma farà sicuramente storcere il naso ai propri utenti, che preferiscono le informazioni in tempo reale. Il flusso dei tweet consultati potrebbe così comprendere anche cinguettii di persone che gli utenti non avevano scelto di seguire. Inoltre, non sarà più possibile tornare al flusso cronologico. Per ora il progetto sarà solo sperimentale e non coinvolgerà il 100% degli utenti. È bastato però l'annuncio della partenza del test per far scatenare gli utenti che hanno subissato la società di San Francisco di inviti a desistere. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.